La speranza era che le richieste elaborate dai territori del centro Italia, colpiti dai terremoti a cavallo tra 2016 e 2017, potessero essere inserite nel decreto sblocca cantieri alla Camera, stante il testo uscito dal Senato, che a detta dei sindaci e del governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, era piuttosto deludente, e invece le proposte emendative avanzate sono state bocciate. Tutto bocciato, hanno festeggiato un anno di malgoverno girando le spalle alle popolazioni colpite dal terremoto, un capolavoro di immobilismo e responsabilità. Questo è l'affondo della deputata del PD Stefania Pezzopane, che per conto del suo gruppo ha presentato numerosi emendamenti finalizzati alla ricostruzione e al sostegno delle popolazioni delle zone colpite dal sisma nell'Italia centrale. Il PD, ha detto la Pezzopane, voleva con questi emendamenti dar voce e gambe alle numerose proposte avanzate da associazioni, da singoli cittadini, dai sindaci del cratere che più volte peraltro avevano minacciato di riconsegnare la fascia tricolore dinanzi a un governo assente che ha cancellato il tema della ricostruzione dalla propria agenda. Tuttavia tutte le nostre proposte emendative sono state bocciate in Commissione Ambiente. Siamo dinanzi a un atto molto grave da parte di Lega e Movimento 5 Stelle, ha detto la parlamentare abruzzese del PD, che hanno così deciso di celebrare il primo anniversario di governo in modo ignominioso, penalizzando ulteriormente le popolazioni terremotate, un comportamento assurdo che impedisce di pianificare una strategia per il futuro. Avevamo chiesto di prorogare alcuni provvedimenti già presenti nei precedenti decreti o di innovare e migliorare le norme di semplificazione, ma ci hanno detto di no a tutto, dalle richieste dei comuni a quelle delle regioni, dei sindacati e dei cittadini, mentre abbiamo assistito allo scippo di 75 milioni alla ricostruzione dell'Aquila per portare fondi ad altre esigenze. Anche Francesco Di Paolo, coordinatore dei sindaci del cratere, era stato molto critico. Ma no, non significa che bisogna ricominciare tutto il percorso. Noi avevamo proposto degli emendamenti che erano molto importanti, soprattutto quelli che riguardavano le reti di sottoservizi e gli spazi pubblici, quindi l'attuazione dei piani di ricostruzione che abbiamo elaborato nel 2012. La mancanza dell'approvazione del nostro emendamento ci crea sicuramente dei problemi, ma di fatto il decreto di aprile di modifica al decreto legislativo 50 non obbligava più e non obbliga più i comuni ad avvalersi della centrale unica di committenza, anche se resta in piedi il discorso della gara telematica che per qualche comune potrebbe diventare un problema che si può sicuramente risolvere col Consip e col MEPA. Avevamo proposto di una proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza fino al 18 aprile, fino al 18 ottobre del 2020. Sembrerebbe che nemmeno questo sia stato approvato.